Buongiorno ragazzi, episodio 91, stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Sono le 6.57, quindi torniamo a registrare a un orario molto interessante. Come detto ieri, sto andando a donare sangue, è ancora buio e molto molto bello. Quindi cosa, perché è molto bello? Perché effettivamente svegliarsi quando tutti dormono è anche di... perché tu fai le cose comunque con calma, comunque in silenzio, ma vedi che il tempo che stai usando è come se te lo fossi ricavato fuori dal nulla. Ciò non vuol dire che vada sprecato, anzi vuol dire che più lo investi più ti può rendere, come se tu avessi delle azioni gratuite ogni giorno che ti possono dare un rendimento solo per quella giornata. Però cosa fai? Lo buttiamo via sto rendimento perché siamo lazy o andiamo a prendercelo? È tutta una questione di forza di volontà. Tra l'altro vi dico una cosa che ho pensato ieri, perché appunto, come vi ho accennato, in realtà come vi ho dichiarato ieri, ho mandato la prima mail a Montemagno, bada bim bada boom, per vedere, intanto testare un po' il terreno e vedere cosa tastare il terreno e vedere cosa ci risponde, e poi per programmare un'eventuale intervista. Quindi poi mi sono perso via ovviamente a pensare a come avrei potuto strutturare, di cosa avrei potuto parlare nell'intervista, perché sembrerà assurdo, però prima si inizia a stilare una scaletta, a farsi un'idea, meglio è, perché le buone idee possono arrivare in qualsiasi momento. Siccome da adesso siamo in gioco, potrebbe arrivare la risposta da un'ora all'altra o da un giorno all'altro, o se non arriva seguirà un altro email, non c'è nessun problema. Ha senso assolutamente iniziare a pensarci, perché poi sennò ci troviamo scoperti, ci troviamo con un'intervista programmata e niente da dire, e l'ansia che avanza. Quindi ieri sera mi sono messo a pensare, ok, ma di cosa potrei parlare con lui? Ed effettivamente la prima cosa che mi è venuta in mente è riguardo un suo episodio del podcast, ve ne ho già parlato e riparlato, è quello che tratta delle piante dintorni, mi sembra si chiami, se volete cercarlo, dove intervistavo una persona che raccontava un sacco di benefici del verde, della natura, dei boschi, eccetera eccetera, e a un certo punto diceva che esiste una terapia che si chiama, non mi ricordo più il nome reale, che insomma consiste nel camminare nei boschi, come se tu andassi dal medico, invece che prescriverti ansiolitici, Xanax e altre cose chimiche, ti dice: guarda, vai a farti un giro nei boschi mezz'ora ogni mattina e vedrai che tutto passa, perché è dichiarato e risaputo che camminare nel verde senza distrazioni, senza cellulare, senza musica, cagate varie, abbia un effetto assolutamente positivo sull'essere umano. E questo, vabbè, ci potrebbe riportare a una discussione ancora più ampia sul fatto di dire, ok, ma cos'è l'essere umano? Quindi, cioè, perché ne trae benefici dallo stare in mezzo al verde? Cos'è che c'è che ci interconnette al resto del mondo? Boh, però sono discorsi che mi intrippano un sacco e che, quindi, quali perderei probabilmente ore e giorni a discuterne. Quindi se qualcuno ne ha voglia, probabilmente potrebbe essere un ottimo modo di fare una discussione un po' diversa dal solito, ma comunque sempre molto interessante, perché alla fine, se arrivi a trovare un bug dell'essere umano da sfruttare in positivo, cioè che sai, cavoli, effettivamente l'essere umano invece che dalle scimmie deriva dalle piante, e se tipo ci abbracciamo un albero 10 minuti al giorno diventiamo dei supereroi, sarebbe una figata. Adesso qua ho detto una cagata ovviamente, però l'interesse è quello. Se ragionando vengono fuori delle ipotesi, delle idee interessanti, si potrebbe implementare qualcosa. Comunque, tornando sui nostri binari, cosa volevo dire? Volevo dirvi che effettivamente c'è questa terapia, che uno dice una terapia è se hai una malattia, no? Se no non è che è una terapia, in realtà può essere anche una terapia preventiva. Perché? Perché tu vai, cammini e ti anticipi i problemi, ti anticipi l'ansia, ti chiarisci l'idea, quindi in realtà non sta mai male. Non è che non stai mai male perché hai culo, sono fortunato, c'ho il fisico, non sto mai male perché prevengo, quindi anche questa è assolutamente una terapia, no? E cos'è l'ultima riflessione che mi è venuta in mente? Cavoli, ma perché la gente non lo fa? Cioè, appena ho sentito quell'episodio ho detto, cavoli, speriamo che lo senta meno gente possibile, perché se lo sentono è ovvio che poi vanno a camminare nei boschi, stanno meglio e si crea una società perfetta, no? Nella quale stupidamente uno pensa alla società perfetta, fai fatica a introdurti come
come boh, come podcaster che parla di economia, di crescita personale, eccetera, eccetera. Perché? Perché se una società sta già da Dio, non è che va a cercare questi contenuti, se li crea da soli. In realtà, qual è la realtà dei fatti? È che io per primo non ho mai fatto una volta, anzi una volta l'ho fatto, ma solo una, questa singola attività di dire vado, mi faccio una camminata nei boschi. Chiaramente fino a 2 mesi fa era nessun problema, mi sveglio presto, faccio il podcast, faccio un po' di cose, si sveglia mia figlia, colazione, porto all'asilo a piedi, poi vado a farmi una passeggiata nei boschi qua attorno, torno a casa e inizio a lavorare. Perfetto, proprio il piano perfetto, e non c'è nessun dubbio riguardo che verrà mantenuto. Infatti non è stato mantenuto, ma per una serie di ragioni che, per carità, possono dipendere da me e non dipendere da me, tipo mia figlia che alle 3 di notte viene sempre sul letto, anzi si va a prendere, si fa portare sul lettone. Il fatto che portare all'asilo è una mediazione ogni giorno, tipo si cambiati mentre guardi i cartoni, mentre fai questo, mentre pulisci per terra, adesso c'è la maniera di pulire per terra, quindi tutto bello nell'ideale, nel perfetto, nell'immaginarselo, però la realtà è ben diversa. Quindi una cosa che mi ha fatto ridere sin da subito è il fatto di dire che c'è una discrepanza incredibile tra le cose che sono ovvie da fare per stare bene e sono anche semplici da fare, perché 10 minuti di camminata, cioè cosa costano? 10 minuti che sennò magari spenderesti bevendoti un caffè guardando il cellulare, mentre ti bevi il caffè in 2 minuti e gli altri 8 minuti fai una camminata. Però qual è il problema? Il problema è che nessuno c'ha voglia di farlo, perché non vedono benefici immediati e probabilmente richiede un impegno superiore a quanto la gente sia disposta a farlo, dove per la gente, tra virgolette, mi includo anch'io ovviamente, perché non lo sto facendo assolutamente. E dopo questa mini introduzione di 7 minuti andiamo a parlare dell'argomento che avevo in mente già dall'inizio, ovvero la sensazione negativa che ho in questo momento. Non negativa, ma brutta. Perché? Perché è successo dopo, in particolar modo dopo l'intervista che ho fatto mercoledì, quindi in realtà tutto il giorno di ieri, di avere la sensazione di essere come arrivato, diciamo, cioè di essere tranquillo, nel sereno, nel dire ok, ho fatto quello che c'era da fare, sono qui, sono a posto, che è un po' la domanda di la domanda che ho fatto a Alessandro Stefano di Investiro, cioè quando mi hanno detto guarda, noi per rilassarci uno cucina, l'altro si prende il pomeriggio libero, la mia domanda è stata ok, ma c'è stato quindi un periodo dal quale avete detto ok, sono a posto, sono arrivato nella mia vita dove è arrivato, vuol dire ho abbastanza entrate da poter stare tranquillo, abbastanza conoscenza da poter stare tranquillo, quindi da permettermi di godermi un'ora da passare a cucinare o un pomeriggio da passare libero a fare quello che voglio, fermo restando che poi, come ha detto Alessandro, i pomeriggi di svago, i pomeriggi liberi sono magari quelli nei quali ti risolvi i problemi, non ci pensi, è un problema dalla mattina, al pomeriggio ti viene la soluzione perché pensi ad altro, ti distrai e intanto il tuo cervello comunque continua a rifletterci e arriva a una soluzione, quindi è svago fino a un certo punto, è svago produttivo, quindi è il top di quello che si può avere, il meglio di due mondi, diciamo. E quindi la domanda è stata questa: come avete fatto, cioè se c'è un momento, una frase, un evento nel quale avete capito cavoli, ce l'ho fatta, cioè adesso posso stare tranquillo, no? Ecco, loro vabbè, hanno dato la loro risposta, andate a vedervela nel video YouTube, vi lascio in descrizione, oppure ve la riporto domani come episodio del podcast. E però appunto quello che sentivo anch'io ieri è come se fossi arrivato, ma senza essere arrivato in nessun modo. Perché? Perché è come se mi fossi immaginato nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ad arrivare a questo punto, dice ok, guarda Giacomo, quando arriverai a quel punto là di avere sempre più iscritti su YouTube, sempre più visite al sito, inizia a avere guadagni, a raggiungere l'1%, avere guadagni di dividendi, di affiliazioni, eccetera, eccetera, i tuoi problemi molto probabilmente saranno risolti perché avrai iniziato a guadagnare una valanga di soldi. No, in realtà non è assolutamente vero, perché adesso che ci sono, sono nella merda tanto quanto prima, nella merda economica ovviamente, perché ok essere positivo, ok essere spensierato, ok sentirsi dire vabbè dai, ce la sto facendo, quindi no problem guys, non esiste questa cosa qua. Perché? Perché manca il sottostante, manca la carne, mancano i soldi, quindi non ha nessun senso essere tranquilli. Però è come se tutto quello che mi fossi immaginato finora lo avessi raggiunto
per scoprire che non è quello che serve. Cioè, è sicuramente un passaggio importante, sicuramente un traguardo che dovevo tagliare, però niente, non sono neanche vicino a un traguardo intermedio che si possa definire minimamente soddisfacente. Quindi questa cosa è stata abbastanza illuminante e un po' intristente, perché la sensazione di soddisfazione diffusa, di positività che vi dicevo nei mesi precedenti, che percepivo, effettivamente molto probabilmente è legata a un'illusione, cioè al fatto di dire: quando arrivi là spacchi i culi, sarei a posto. In realtà, quando io ci sono adesso, nel momento che mi immaginavo, però sono lontano anni luce, ragazzi. Quindi questo è un po' il bello e il brutto di questa riflessione. In realtà la cosa assurda è che tutti questi pensieri probabilmente li avevo già, ma mi sono stati chiariti nell'intervista di mercoledì. Voi direte: ma che palle, Giacomo parla sempre di questa intervista. Sì, perché dovreste provarci. Parlare con altre persone, scambiare idee, vi serve, serve a tutti in realtà. Perché? Perché domande fatte in un certo modo fanno riflettere te, fanno riflettere loro, fanno analizzare eventi che magari non faresti durante la giornata. Quindi sono veramente, veramente, veramente utile. Tra l'altro, ragazzi, vi lancio un assist: se volete fare un'intervista, non sapete da chi partire, io sono ben disponibile, volentieri vi aiuto per quanto posso a avere views, che non penso di poter aiutare a averne più di 2, ma insomma, se c'è possibilità vi aiuto volentieri a darvi anche un po' di autostima e a dire: vai che faccio la mia prima intervista. E io sono contentissimo di essere il primo intervistato di un nuovo canale, o anche l'ennesimo intervistato di un nuovo canale, ma anche perché facendomi delle domande, riflettendo, parlando, mi chiarisco delle idee. Quindi effettivamente, ragazzi, cioè, l'intervista può essere vista sia come una rottura di coglioni, magari uno dice vabbè, glielo chiedo, mi dirà di no perché non vuole rotture di palle, invece, per quanto è la mia esperienza, ragazzi, posso dire che è un modo di riflettere a mente leggera, tranquillamente, quindi utilissimo per tutte le parti. Quando io magari dico intervisto quella persona che è molto più avanti di me, molti più iscritti di me, quando intervisterò a Montemagno, per dire, dirò: cosa vuoi che gli dia io in cambio? Cioè, niente, né visualizzazioni, né idee, né spunti. In realtà quello che può emergere sono delle riflessioni che fa a riguardo, magari confrontandosi con il percorso, eccetera eccetera. Quindi niente è assolutamente inutile, nessuna cosa che farete o che fanno gli altri è inutile, se viene usata ovviamente in maniera intelligente. Quindi sappiate questa cosa qua, fatelo, partite, che qualsiasi cosa voi tirate fuori dagli altri non è semplicemente un guadagno vostro, ma anche assolutamente un guadagno degli altri. Ma tornando a noi, perché sono partito un attimo per la tangente, volevo riportarvi la riflessione di Alessandro a riguardo, che stavamo parlando di trading su una domanda nella live, è arrivata una domanda riguardo al trading, e io ho detto: effettivamente il trading viene spacciato come una cosa semplicissima, come nel libro di Bardolla, il denaro logora chi non ce l'ha, però è un casino da fare, cioè ci vogliono anni e anni solo per studiare, conti demo, studi, test, prova, fare una strategia, eccetera eccetera, no? Quindi venderlo così easy è assolutamente sbagliato e fuorviante. Alessandro mi ha detto: guarda, non la penso in maniera leggermente diversa, perché in realtà vendere una cosa difficile in maniera semplice può avere assolutamente senso, perché tu stai dicendo alla persona: guarda, inizia, fai il primo passo, poi ti renderai conto dopo che è una merda, ma intanto ti sei messo in gioco, hai fatto le tue esperienze e hai capito se ti piace o no. Perché se ti dico già da subito: guarda che devi fare 2 anni di rottura di coglioni e non guadagnerai niente, perderai tutto, bla bla bla, uno non si mette neanche. Se gliela vendi come guarda, parti, perché se poi studi una strategia, fai un po' di marketing nei suoi confronti, e lui è gasato, carico, parte, magari gli piace un sacco o magari no, però intanto ci butta con tutto se stesso. E questa cosa è assolutamente fondamentale per riuscire a uscirne vittoriosi in un diversi aspetti della vita. Ecco, se non ci si mette anima e corpo non si arriverà mai da nessuna parte. Chiudo dicendo, ragazzi, in realtà questo episodio ne contiene almeno 4 di episodi per quanto riguarda i concetti che vorrei esprimere, che vorrei comunicare, però come già detto, quando vado di ispirazione non è che me la tengo dentro, perché sennò poi domani ve la dico e la sento più, non più come mia, mi sento scarico riguardo, quindi vado fiume in piena, tutto quello che c'è da dire magari poi più avanti lo riprenderò
e l'approfondiremo, ma comunque voglio chiudere cambiando di nuovo argomento. Perché? Perché ieri in realtà tutta la giornata ho iniziato a sistemare con mia moglie l'ufficio sotto casa. Avevo dei dubbi a riguardo per il riscaldamento, per l'illuminazione, per questo, per quell'altro. In realtà abbiamo iniziato un po' a sistemare, tra l'altro è la location dal quale ho registrato l'intervista di mercoledì. Abbiamo iniziato a pulire un po', accendere il riscaldamento, funziona tutto alla perfezione, quindi non è male, posso veramente iniziare a pensare di lavorare da là e avere uno spazio proprio. È assolutamente incredibile, spazio proprio in una casa diversa proprio, perché è al piano di sotto, devo uscire di casa e entrare in un'altra casa, quindi non è più come prima, dico faccio tutto in silenzio, lavoro, non posso fare un movimento strano, se no si sveglia la bimba, se no casini vari, no, vado là, inizio a essere produttivo e chi si è visto, quindi anche questa cosa l'ho rivalutata in maniera molto positiva, in maniera molto importante, quindi sono molto contento di questa cosa qui. Tutto questo discorso sull'ufficio non è venuto fuori dal nulla, ma è venuto fuori per dire che concludere questo episodio potremmo dire questa frase qua, ovvero che il successo è fatto da una serie di piccole cose facili da fare ma facili da non fare. E tornando al mio ufficio, stavo giusto pensando che sarebbe bello appendere un quadro con una frase di qualche tipo, e penso che questa veramente racchiude in sé, al di là di tutto quello che tutte le frasi celebri che senti dire eccetera eccetera, questa veramente ha in sé l'essenza di quello che abbiamo detto in questo episodio e l'essenza della vita e del successo, ragazzi. Tutte le cose sono semplici, però bisogna metterci e lavorare, perché se non li fai poi alla fine può essere semplice come vuoi, ma i risultati non arrivano e non c'è neanche da chiederci tanto il perché. 10 flessioni, 10 addominali al giorno, cosa vuoi che siano, quanto tempo rubano? Zero. Però nessuno lo fa, perché sono facili da fare, anche facili da non fare, quindi questo è una cosa sulla quale riflettere, ragazzi. Un'altra cosa facile da fare è quella di fare lo stretching che mi ha consigliato la fisioterapista, ad esempio, e io quello l'ho fatto e porca miseria, ragazzi, da ieri vi dichiaro che non ho più mal di schiena, cioè incredibile. Mi sono alzato dalla Fitball, perché adesso mi siedo su una Fitball perché me l'ha consigliato, ci sto prendendo mano, anzi ci sto prendendo culo, e mi sono alzato con la sensazione che il cervello già ti anticipasse il dolore, e invece mi sono alzato proprio là come un diciottenne. Beh, ma che figata, ragazzi, che spettacolo. Quindi ragazzi, veramente i risultati arrivano, basta impegnarsi un po'. E vabbè, vi lascio, non spammo i soliti link perché sono sempre quelli, se mi seguite non penso ci saranno nuovi ascoltatori oggi, se ci sono nuovi ascoltatori andate a beccarvi tutti i link in descrizione per poter contribuire. Ah no, però una cosa ve la dico, ragazzi, quei maledetti 4,5 euro andate a prenderveli, se no dateli a me, perché lasciarli là che se li prenda il Galeazzi di turno o la persona che non fa niente per niente per averli, ecco. Quindi o li prendete o li date a me, link in descrizione, e vi andare così. Io sono appena arrivato in ospedale, vado a donare, ci sentiamo domani con la live che pubblicherò sul podcast, o se no ci sentiamo lunedì. Buon weekend, ragazzi, fate i bravi, ci sentiamo, ciao ciao.